Ma mi sa che non c'è nulla qui dentro. Ragazzi, stavo per morire. Ande! Ma, oh mamma, mi sono fatto malissimo. Ciao ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video spacchettamento. Allora, abbiamo iniziato questa settimana. Com'è brutto questo uovo incartato male. Ok, questa settimana abbiamo iniziato con le uova di Elettra Lamborghini, novità super del 2022. Vi lascio il link del video qua sotto nell'info box nel caso in cui ve lo siate persi, perché le sorprese non mi sono garbate per niente. In mano a gioia è sempre presente nei miei video, ma se voi mi seguite ormai anche basta da 12 mesi, l'anno scorso abbiamo iniziato questa rubrica spacchettando l'uovo di Pasqua di Chiara Ferragni. E anche in quell'occasione c'ero rimasto un po' malino, innanzitutto per la sorpresa uguale in ogni uovo, e poi soprattutto perché l'avevo comprato su Amazon con un mega uovo di plastica rosa e mi avevano un po' in culé. Comunque, nel caso in cui vi siete persi anche quel video, qua sotto lo ritrovate. Quindi quest'anno, ragazzi e ragazzi, ci sto riprovando perché so che anche quest'anno Chiara Ferragni ha fatto con Dolci Preziosi le uova di Pasqua, sostenendo i bambini delle fate per l'inclusione sociale. Quindi il ricavato, una parte del ricavato di queste uova vendute andrà appunto a questa associazione. Le due uova da 150 grammi le ho pagate 5 euro e qualcosa. Non so dov'è lo scontrino, aspettate. Le ho pagate, sì, 5 euro e 49. Mentre questo grande l'ho preso da Oddi Store, da 280 grammi, 9,99 euro. Questi un po' più piccoli li ho presi da Carrefour, perché da Oddi Store non c'erano. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, fatemi sapere. Anzi, facciamo così. Stoppate un attimino il video, andate a commentare secondo voi se prenderò anche quest'anno l'inculé con le sorprese oppure sarò un po' più fortunato. Mandatemi good vibes, good vibes, good vibes. Inizierei io dall'aprire uno di quelli più piccoli. 150 grammi. Ok, leviamo questo qui. No. Perché? Allora, le chiusure di queste uova sono sempre più difficili, ma com'è possibile? Mi serve dei forbici. Ok, ci siamo, ci siamo. Ok, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Allora. Ma mi sa che non c'è nulla qui dentro. Maldito il dia! Allora, che cos'è questo coso? Non lo so. È ovviamente il suo logo, che è questo, però. Ah, tatuaggi per unghie. Tatuaggi per unghie, ah, mi serve molto. Praticamente si appiccicano all'unghie, ok? Bellino, carino. Almeno è diverso dall'anno scorso che abbiamo trovato il coso, il pettine, ok? E poi ci sono anche due tatuaggi qua, che non si vedono, c'è stellina e occhio, e di qua c'è scritto Babe, babe, boss babe, boss babe, qualcosa del genere. Devo dire, ok, sì, può essere apprezzato questo regalino, o meglio di quello che abbiamo trovato l'anno scorso, meglio di quello che abbiamo trovato da Elettra Lamborghini. Adoro, cioccolato sempre finissimo al latte. Lo amo. Ok. Mi piace il fatto che non ci sia. Ah no! Avevo torto. Ragazzi, stavo per morire. Ah.
Oh Gesù. Oh. Ci sono. Stavo per morire soffocato in diretta. Adoro. Questo sarebbe stato il mio ultimo video. Adoro. Bello, molto profondo. Ok, ora direi cosa vado a prendere? Quello grande o quello piccolo? No, dai, ancora quello piccolo. Direi di un attimo da qui, perché così almeno se... Cioè, quasi sicuramente anche qua ci dovrei trovare i tatuaggi a questo punto. Perché l'anno scorso c'era due sorprese possibili. Quindi penso che anche quest'anno, ok? Sapendo che. Ho già ricevuto quei tatuaggi, questa volta non sarò deluso. Ah! Ok, e infatti anche qua abbiamo la stessa cosa. Adoro. Così abbiamo una mano e l'altra mano per l'unghie e poi abbiamo anche quattro tatuaggi. Bene, bene, bene. Andrei adesso velocissimamente a aprire questo. Ma, oh mamma, mi sono fatto malissimo. No, ragazzi, allora, ma mi sono fatto malissimo alla fronte. Ma com'è possibile? No, vabbè, ma sono allergico al cioccolato, è possibile, ragazzi? Cioè, guardate la fronte. Amo, amo, amo tutto questo. Andiamo ad aprire quello da 280 grammi. Apriamolo. Fate finta di... Che la mia fronte sia normale in questo istante. Ah, questo si apre normale. Così, così, così. Sono molto curioso di vedere cosa... La sorpresa che ci troverò qua. Ok, è anche diverso il packaging ora che ci penso. Perché questo c'ha le stelline e questo è tutto rosa. Ok. Ci siamo, direi che con la fronte basta perché... Sono distrutto. Andiamo. Aio. Così. Ho trovato le carte. Memory game. Leggere e conservare per riferimenti futuri. Ok, non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi. Penso che questo sia uno dei regali che erano anche presenti nelle uova dell'anno scorso. Quindi ho preso l'inculé. Ho preso un uovo di cioccolato del 2021. Non lo so. Perché non mi si apre? Mamma la fronte, ma siamo pazzi, ragazzi. Io poi ora non le so usare le forbici. Ok. Ok, ci siamo. Cosa c'è? Le due chiare, poi abbiamo i due loghi, poi abbiamo i due occhi, poi abbiamo le due chiare Ferragni, ho scritto così, e poi ancora le due chiare, le due... Ah, tre addirittura, ce ne sono di qua. Tre occhi, due occhi, due chiare, ok. Vabbè, carino. Alcune sono... blu, alcune sono rosa. Adoro, dai. Direi che posso ritenermi abbastanza soddisfatto, anche se devo ancora capire questo uovo di Pasqua di che anno è, perché nuove sorprese all'interno, ma in realtà quelle io mi ricordo che c'erano anche l'anno scorso, che però io non avevo trovato l'anno scorso e quindi è come se fosse un nuovo regalo. Adoro! Mi verranno 200.000 brufoli. Lo so. Però, ragazzi and ragazze, mettiamo via il tutto. Per l'occasione ho anche la sua tazza. Adoro. Fatemi bere un attimino. Direi che oggi
Sono abbastanza soddisfatto perché abbiamo trovato gli stickers per le unghie, tatuaggi, abbiamo trovato le carte memory, ho rischiato di morire e sono ancora vivo, la mia fronte è distrutta, però non devo andare all'ospedale per il momento, quindi anche oggi è stata una giornata molto produttiva e soprattutto ma è una gioia. Che però è finita in una gioia perché sono ancora vivo. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento a questo punto se vi piace di più l'uovo di Pasqua di Elettra che abbiamo fatto qualche giorno fa oppure le uova nuova di Chiara Ferragni. E fatemi sapere anche se comprerete le une o l'altre e soprattutto quali delle sorprese vi sono piaciute di più e per ultimo ma non meno importante se ne avete trovato delle altre nel caso in cui abbiate comprato o queste o quelle. Adoro! Per oggi è tutto, mettete mi piace a questo video, io adoro fare questi video dello spacchettamento delle uova di Pasqua, ne ho già comprate altre quindi preparatevi perché in queste settimane vi riempirò di cioccolato, vi farò diventare, non lo so, super brufolosi, super amanti del cioccolato o anche allergici, non lo so, vedremo. Però, per oggi è tutto, quindi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!